Ciao a tutti ragazzi e continuiamo a svelare i segreti nascosti dietro Avengers Endgame. Dopo un paio di dolorosi adios che hanno crashato i cuori di mille fan, l'unico modo per riuscire ad alleviare la nerd pressione è la depressione dei nerd. L'unico modo era riportando sul grande schermo certi personaggi molto amati. Una delle morti, per esempio, che ha sicuramente cambiato la sua vita è stata quella di Tony, che si sacrifica dopo una battaglia che non vedo l'ora di vedere, ragazzi, in 4K, certo se avessi la TV adatta. Comunque Tony compie un gesto notevole anche grazie a Captain Marvel, che ci dà una mano, non bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo questo, per salvare l'universo e vendicarsi del titano pazzo, sommo villain tra villain. Però lo schiocco del signor Tony Stark ha lasciato tantissimi puristi del cinecomic un po' perplessi, dopo che in passato, più precisamente in Infinity War, dopo lo schiocco la coscienza di Thanos viene portata all'interno della gemma. Cosa è accaduto a Tony dopo lo schiocco? A questa domanda i registi Anthony e Joe Russo hanno dato una risposta, rispondendo di sì, che effettivamente esisteva una scena di Tony all'interno della gemma dell'anima, ma che dopo le proiezioni di prova avevano deciso così di eliminarla dal final cut. Hanno spiegato che Tony nella scena incontrava la figlia Morgan, già grande, all'età di 20 anni, interpretata dall'attrice Catherine Langford. A detta dei Russo, il pubblico delle proiezioni di prova era apparso confuso da quella scena. Effettivamente, l'incontro tra Morgan e Tony dentro la gemma sembra essere riuscito bene, spingendo di più sull'empatia che gli spettatori possono mostrare per la bambina, per la figlia di Tony Stark, in una versione più grande. Quindi, l'hanno tolta per un discorso di complessità, sì, della trama, e perché era una situazione troppo analoga a quella di Peter con Tony. In ogni caso, la scena, si dice, ci sarà nel Blu-ray, quindi chi si era chiesto per tutto questo tempo chi cavolacci interpretava Catherine Langford in questo Avengers 4, ecco qui. Interpretava Batman, che in realtà era Robert Pattinson, dentro la gemma, a 20 anni.